Con il sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, vicenda casertana, tutto risolto. La Casertana avrà lo stadio in tempi brevi, ovvero quando, in realtà quando era stato promesso. Sì, noi ci siamo impegnati con la società, ma soprattutto con la città, a realizzare in tempi regolari tutte quelle opere che devono consentire alla Casertana di fare un campionato di Serie D, ma eventualmente di poter disputare anche un campionato di Serie C2. Gli impegni che abbiamo preso, che poi sono impegni ufficiali presi sulla base di una gara d'appalto, sono rispettati e saranno rispettati. Da un punto di vista anche societario, abbiamo fatto sì che la Casertana Calcio, che è una società privata, incontrasse tutti quegli imprenditori che avevano manifestato nel tempo la volontà di acquisire quote societarie. È stato fatto un enorme lavoro dall'amico Adolfo Russo, dal dottore Cioffi e da me stesso, in sinergia completa con il presidente Verazzo, che mai ha ceduto, nonostante indubbiamente ci potessero essere dei momenti di sconforto, per cui io sono fiducioso. Io non posso giocare nella Casertana, ma se no ci giocherei anche. Voglio dire, più di quello che noi abbiamo fatto, credo che non sia stato mai fatto. C'è stata un'attenzione fortissima da parte dell'amministrazione su questa problematica. Noi siamo stati eletti, tra l'altro, a campionato finito il 17 maggio e abbiamo il dovere di aiutare la Casertana Calcio, ma anche la Pepsi, anche la Volalto e tutte quante le società sportive della città di Caserta. Ragioniamo col CONI, ragioniamo con la Federazione Gioco Calcio perché riteniamo che lo sport sia fondamentale nella nostra città. Però, per quanto riguarda la Casertana Calcio, abbiamo fatto 100 incontri, 100 appuntamenti. Oggi abbiamo saputo di qualche problematica relativa agli allenamenti. Abbiamo rincontrato per la ennesima volta il presidente Verazzo, che credo che può testimoniare una vicinanza forte della politica alla propria avventura, perché poi si tratta di un'avventura sportiva, e quindi credo che ognuno stia facendo la propria parte. I gol non li possiamo fare noi, ripeto, li faremmo tanto volentieri perché siamo degli appassionati di sport, però la città può stare tranquilla che il problema calcio è sicuramente centrale. Chiaramente, ci sono tanti e tali altri problemi in città che poi, vanno ragionati, discussi e pesati a seconda della loro importanza. Stadio Pinto pronto per la fine di agosto, massimo settembre, però Stadio Pinto adesso non è ancora idoneo per gli allenamenti, ma sarebbe comunque uno Stadio Pinto pronto per eventualmente una domanda di Lega Pro? Lo Stadio Pinto sarebbe pronto per la domanda di Lega Pro perché stiamo facendo dei lavori importanti e l'obiettivo, ripeto, è proprio quello. Io non sono un tecnico, mi affido al direttore dei lavori, mi affido all'impresa, mi affido alla passione del presidente Verrazzo, alla passione dei tifosi. Ripeto, facciamo la nostra parte e mi è stato assicurato che anche dall'ultimo sopralluogo fatto alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che nel rispetto delle regole lo Stadio Pinto sarà pronto anche per fare la C2, però non dobbiamo illudere nessuno. Oggi la Casertana è in Serie D, poi da tifoso, non da sindaco, chiaramente spero nel ripescaggio e anche lì faremo la nostra parte, anche se viviamo in un contesto economico difficile, per garantire alla struttura, al presidente Verrazzo, all'amico presidente Verrazzo, un sostegno economico che non può dare l'amministrazione, ma che può indurre l'amministrazione con rapporti, conoscenze e quant'altro. Chiaramente, se fossi stato sindaco un anno fa, probabilmente avrei fatto cose diverse. Ecco, qualche risultato si sarebbe raggiunto forse in modo più soddisfacente. Siamo in amministrazione da 2 o 3 mesi, però, come mi dicono spesso, abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo. Credo
Credo che se i tifosi sono obiettivi e sono gli obiettivi, i tifosi sanno che l'impegno da parte mia e di tutta l'amministrazione è fortissimo. Tra l'altro io non lo nascondo, io sono stato, oltre che tifoso, sono stato nella dirigenza della Casertana, quindi gli anni scorsi, e quindi conosco le problematiche, però so anche che è un mondo un po' particolare, so anche che la tifoseria è necessario che faccia un serio esame di coscienza, so anche che il mondo dei giocatori e dei procuratori è un mondo un pochino particolare, per cui so anche che se uno ama il calcio, come dico io, il pallone, anche se non si allena al campo, perché nel campo stiamo facendo i lavori, può anche farsi una corsetta per la città e si allena lo stesso. Quindi perché gli episodi di queste ultime ore testimoniano come se, ma in questo non c'entra niente la società, perché la società ci è vicina. Se è chiaro che se la società giustamente mi chiede di far fare i lavori per rendere idoneo il campo per giocare poi in C2, e poi i giocatori non si possono lamentare se sul campo si stanno facendo i lavori, mi sembra ovvio, andassero ad allenarsi da un'altra parte. Abbiamo creato le occasioni per far allenare questi amici in altre strutture, c'è la struttura della Brigata Garibaldi che sempre ringrazio, perché da sempre sono disponibili, voglio dire, non parliamo di Maradona, di Zico, di Pelé e di quant'altro, sono giocatori, sono ragazzi di 20 anni che possono anche sacrificarsi e allenarsi da qualche altra parte. L'amministrazione vuole lavorare, la società vuole lavorare, non arriviamo al paradosso che siano i giocatori ad alimentare le polemiche, questo non lo consentiamo a nessuno, perché sul tema siamo assolutamente presenti.